Sirmione è sempre più capitale turistica internazionale, ne vogliamo parlare con il sindaco Alessandro Mattinzoli. Un periodo, eh, mi passi il termine, di vacche grasse. In questi anni il Lago di Garda e Sirmione stanno andando in maniera straordinaria dal punto di vista proprio turistico. Facciamo un po' il quadro della situazione, sindaco. Beh, diciamo che ci sono motivi per essere ottimisti, perché se guardiamo al quadro complessivo internazionale. Vedere che il lago di Garda, Sirmione e tutto il nostro territorio sono ancora assolutamente un prodotto di qualità e di eccellenza per i nostri ospiti eh, italiani e non solo internazionali, questo è assolutamente motivo di, di soddisfazione. Credo che il successo di Sirmione, del lago di Garda, derivi molto da più, da più fattori. Indubbiamente quello ambientale, quello suggestivo dell'ingresso del nostro castello, le grotte di Catullo e il lago sono la prima attrattiva che il turista vede di buon occhio. La natura e i nostri antenati hanno fatto un buon lavoro qui. Diciamo, io mi considero fortunato ad essere sindaco di Sirmione, ma mi considero, siccome il sindaco lo sarò pro tempore, mi considero fortunato ad essere cittadino di Sirmione perché vedo che nel nostro territorio, nonostante il momento complesso, un futuro c'è e starà a noi eh, in qualche modo innalzarlo a livello qualitativo con l'impegno. Mi sento anche questo fiducioso perché non solo assolutamente l'amministrazione ma è un tessuto sociale che risponde, le attività imprenditoriali, le associazioni di categoria, c'è una bella sinergia e non voglio dimenticare anche il profilo della solidarietà e del sociale perché quando un po' Sirmione va in letargo d'inverno si sveglia questa nostra capacità anche da cittadini di essere generosi e impegnarsi sul culturale, sulla solidarietà e questo è un elemento che non arricchisce solo Sirmione ma arricchisce in generale la qualità della vita dei cittadini. E gli ospiti lo capiscono, tu riesci a trasmetterlo con una certa serenità e affascina anche questo elemento, affascina la gente che visita Sirmione. Quali sono per sommi capi, per poi approfondire, i momenti eh, di passaggio significativi di questi ultimi anni, parlando dell'evoluzione turistica del territorio sirmionese e eh, del sistema turistico soprattutto? Ma, eh... Mi sento di dire che anche quando 10-15 anni fa sembrava impossibile ipotizzare una crisi a livello strutturale che, avrebbe, che sta e probabilmente cambierà il mondo. Ecco Sirmione non si è adagiato sui propri successi e quando allora investivamo in eh, promozione, in marketing, in fiere ma soprattutto in eventi sembrava quasi una cosa superflua perché né più né meno la gente a Sirmione veniva. Io credo che quando tu semini bene e torno a dire a seminare bene è stata l'intera eh, cittadinanza ognuno nel proprio ruolo eh, non dobbiamo dimenticare che a Sirmione abbiamo le terme Possiamo dimenticare che ormai c'è un'ala di benessere che non si ferma solo alle terme, ma ci sono altre strutture che si sono attrezzate in questo ed altre ancora lo faranno. Dunque abbiamo saputo creare un sistema anche quando le cose andavano bene e di conseguenza seminando bene inevitabilmente Qualcosa si raccoglie sempre. Oggi gli operatori turistici e gli amministratori locali sempre più dicono che il lago di Garda non può permettersi di eh, innalzare ulteriormente in maniera estremamente significativa il numero di visitatori, di presenze turistiche. Bisogna qualificarle ancor più di quanto non si sia fatto fino ad oggi. Anche per Silmione è così? No, assolutamente, soprattutto per Silmione per le caratteristiche che ha e dunque se vogliamo guardare quali sono le due sfide da vincere nel tempo sicuramente sono quella di un piano parcheggi. Una viabilità. Lo sviluppo sostenibile deve essere una priorità. Le persone che arrivano in un paese, in un luogo, a Sirmione, devono poter vivere le qualità e non sentirsi consumati o consumarle e dunque assolutamente condivido con l'osservazione. Ecco perché la prossima la sfida vera da vincere è quella dell'ambiente, soprattutto pensando a un depuratore del lago di Garda con costi non indifferenti. Si parla di 200 milioni, ma che è assolutamente una priorità perché noi queste bellezze le dobbiamo garantire anche alle future generazioni, è un nostro dovere. E secondo, veramente, mobilità e viabilità, nuovo modo di accoglienza e questa sfida in parte la vincerà già questa amministrazione. Una sfida importante è anche quella della ricerca di nuovi mercati per il turismo gardesano, indalzare la qualità del prodotto può voler dire anche cercare un target particolarmente elevato. Su questo come vi state muovendo di concerto con gli altri soggetti competenti? Beh, Sirmione è stata scelta dal... Il Ministero del Turismo cinese a partecipare a un grande compegno turistico T20, 20 località nel mondo e Sirmione è inserita in in questo panorama eh, per aprire eh, sinergie su nuovi mercati. Ecco, ci tengo a dire che il mondo della Cina è un mondo completamente diverso dal nostro. Le nostre, I nostri rapporti in questo viaggio sono stati di rapporti di assoluto contatto con l'istituzione, con l'apparato e con l'amministrazione. Dunque, ecco, sgombriamo il campo d'equivoci, no cinesi che vengono a invadere il nostro mercato, ma sinergie su temi importanti quali l'ambiente, il termalismo. Eh, la tecnologia ehm, lo puoi fare solo con l'organo centrale. Quindi, sinergie che attualmente si muovono su un piano istituzionale. Si muovono su un piano istituzionale perché tra l'altro là eh, i grandi investitori, anche se sono gli uomini da un punto di vista economico più potenti eh, del mondo, fra i più potenti del mondo, si possono muovere solo se il governo in qualche modo condivide il passaggio. E c'è un altro fattore, eh, Shanbai Shang, per dire dove abbiamo fatto il convegno, parla di 6 milioni all'anno di turisti, solo coreani, cinesi e russi. Loro gradiscono diventare più internazionali e noi gradiamo aprire questo mercato perché è fondamentale questo mercato per una cosa, perché io credo che potrebbe essere la sfida mh, seconda che dobbiamo vincere, che è quella della destagionalizzazione. Il mercato nostro tradizionale è abituato a un lago di garda che un po' dopo per tre mesi sparisce e dunque invertire questa mentalità, mh, dare il messaggio che mh, vogliamo cambiare eh, indubbiamente l'impostazione dell'offerta turistica e poi portarla su tutto l'anno al mercato tradizionale è un po' più difficile, aprire nuovi mercati anche per un discorso di fattori climatici e di curiosità al mercato dell'est e al mercato asiatico secondo me ci permetterebbe di vincere la sfida della destagionalizzazione, consideriamo una cosa che tutti i cinesi che si recano a Milano eh, per indubbiamente frequentare le vie classiche della moda, solo il 3% arriva sul lago di Garda e quelli che vanno a Milano per fare banalizzando shopping indubbiamente non sono cinesi di fascia bassa, ma hanno la possibilità Potenzialità, la possibilità di venire a Sirmione, non solo a investire eventualmente per poterci vivere, perché questo è l'obiettivo, ma aprire nuovi canali di sinergie e mh, ampliare il turismo, soprattutto destagionalizzandolo. Un bello obiettivo su cui lavorare e torniamo a concentrarci su Sirmione e Italia. Eh, Sirmione ha legato il proprio nome a brand straordinari eh, del Made in Italy, basti citare la Mille Miglia per esempio, il Made in Italy sportivo dei motori al suo massimo livello, ora ha ancora progetti importanti, ancora vicini al mondo dello sport e eh, degli sport di successo che hanno portato il tricolore a eh, elevarsi sopra il Pianeta Terra sul mondo. Ma io trovo invece in questa mostra che faremo a Sirmione a settembre, mostra dedicata a Paolo Rossi alla sua carriera, ma soprattutto alla grande vittoria, ai momenti indimenticabili del mondiale dell'82, che c'è assolutamente un collegamento. È verissimo, parliamo di sport, ma parliamo di un fenomeno dove un'Italia, in questo caso riferibile all'evento mondiale, sembrava data per spacciata. E dove un uomo di statura normale, anche se un fuoriclasse, sembrava in crisi, e invece C è stata una fatto, trasformazione che ha permesso. Il che sembrava impossibile. Ancora una volta che l'Italia ha dei valori, ha una passione, ha una voglia di vivere, di vivacità che in un momento come questo di depressione è sicuramente un'arma vincente. Guardate, i cinesi ci hanno detto una cosa, noi vogliamo fare affari con voi, lo sapete perché? Perché cerchiamo di imitare tutto e ci riusciamo anche bene. L'unica cosa che non riusciamo a imitare è il modello, il Med Ital italiano è il modello di vita italiano e dunque vogliamo capire questo fenomeno, ecco perché sono attratti da noi. Dunque Paolo Rossi secondo me al di là dello sport è stato un fenomeno di un'Italia che ricorda un Pertini che si prese una soddisfazione di un gesto particolarmente simpatico, anche se poco istituzionale, verso un paese che sembrava o verso paesi che sembravano più forti. Ecco, è un rivendicare che noi le qualità e le eccellenze ce l'abbiamo e dunque spetta a noi valorizzarle ed esserci e vincere queste scommesse. Un appuntamento importante quindi in chiusura di stagione turistica per settembre 2016 un a Sirmione i mondiali di calcio dell'82 protagonisti con Paolo Rossi. Non solo Paolo Rossi ma verranno tanti dei suoi amici dell'82 e è prevista anche una gradita sorpresa, però non anticipiamo nulla, di un grande campione di un altro sport, direi il campione per eccellenza, il numero uno. E dunque chi vorrà venire a visitare questa mostra dal 9 settembre al 9 ottobre credo che vivrà dei momenti che gli ricorderanno la voglia di rivincita, gli daranno stimoli per capire che eh, l'Italia ce la può fare, il lago di Garda ce la sta già facendo ma può migliorare ancora di più. Grazie Sindaco Mattinzoli, grazie ai telespettatori di Vivere il Garda. Alla prossima.